abbastanza i suoi doveri. Ormai è ora che si sposi e si sistemi. Certamente, maestà, ma ci vuole un po' di pazienza. Ne ho fin troppa di pazienza! Ma non sono più giovanissimo, sapete, e vorrei avere dei nipotini miei prima di morire. Oh, vi comprendo, signore. No, no, non potete capire cosa significhi vedere il vostro unico figlio estraniarsi da voi ogni giorno e ogni giorno di più. Mi sento solo in questo vecchio e triste palazzo e io ho bisogno di sentire lo scalpiccio di piedini infantili. Certo, certo, maestà. Tuttavia, se solo lo lasciaste fare... Lasciarlo fare! Quelle sue stupide idee romantiche! Ma sire, in materia d'amore... Amore... Ah! Il trucco consiste nel far incontrare i due giovani nel modo e momento opportuni e lo creeremo noi in modo opportuno. Ma maestà, se Sua Altezza dovesse sospettare... Sospettare? Boh! Dite, non tornò oggi a casa dal suo viaggio il ragazzo? Sì, sire. Cosa c'è di più naturale di un ballo per festeggiare il suo ritorno? Nulla, sire. E se tutte le ragazze del regno in età da marito... fossero invitate a questo ballo, lui dovrebbe ben mostrare la sua simpatia per una di loro, sì o no? Sì o no? Sì, signore. E al momento buono? Luce tenue, musica romantica e tutti gli accessori. Dovrà per forza riuscire. Dico male? Sì, signore. No, signore. Molto bene, signore. Organizzerò il ballo per stasera. Stasera? Oh, ma sì, io... Stasera! E guai a voi se ogni ragazza da marito non sarà presente! Vi è entrato in testa? Vi è entrato in testa? Vi è entrato in testa? Non ci sono, ma che tengano! Mio figlio ha già trascurato abbastanza i propri doveri. Ormai è ora che si sposi e che ci sistemi. Certamente, maestà, ma ci vuole un po' di pazienza. Ne ho avuto fin troppa! Ma gli anni passano anche per i miei, sapete? E vorrei avere dei nipotini prima di morire. Sì, vi capisco, sì. No! No, non potete capire cosa significhi vedere il vostro unico figlio estraniarsi da voi ogni giorno e ogni giorno di più. Io mi sento solo in questo vecchio e triste palazzo. Ho bisogno di sentire di nuovo lo scalpiccio di piedini infantili. Certo, certo, maestà. Tuttavia, se solo lo lasciassimo fare, allora... Lasciarlo fare! Con quelle sue sciocche idee romantiche! Ma sire, di infatto d'amore! Amore! Basta far incontrare il giovane e la ragazza nel modo o momento opportuni. Quindi lo creeremo noi, il modo opportuno. Ma maestà, se il principe dovesse sospettare... Sospettare? Ecco, il ragazzo non ritorna oggi dal suo viaggio. Sì. E cosa c'è di più naturale di un ballo per festeggiare il suo ritorno? No, nulla, sire. E se tutte le ragazze del regno in età da marito fossero invitate a questo ballo, lui dovrebbe per forza mostrare interesse per una di loro. Sì o no? Sì, sire. E al momento opportuno, luce tenue, musica romantica e tutti gli accessori. Il piano non può fallire. Dico bene? No, sire. Sì. Molto bene, sire. Organizzerò il ballo. Stasera. Stasera? Oh, ma sì. Stasera! E guai a voi se ogni ragazza da marito non sarà presente. Capito?